Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video del FIFA Road to Championship. Oggi Inter Chievo, ultima giornata del girone di andata di questo campionato. Partita che arriva dopo quella col Genoa, che sarebbe la prima del girone di ritorno. Io l'avevo registrata prima, non lo sapevo, quindi nella prossima partita ci saranno un po' di frasi che non hanno senso. Quindi questa in realtà, che era l'ultima partita appunto del girone d'andata, è stata spostata. E ce la giochiamo adesso, quindi anche per quello che avevamo una partita in meno del Milan capolista. Noi siamo secondi. Formazione veramente inedita. Ho fatto un sacco di turnover perché la gente era morta. Questa partita arriva infrasettimanale. Purtroppo erano tutti morti: Palacio, Royce, Wijnaldum, i centrali difensivi. Come detto, abbiamo in porta il nuovo acquisto, Szczęsny. Vedrete come detto tutto nel video. Questa è la classifica, intanto vedrete come detto tutto nel video dedicato al calciomercato di gennaio. E questa è la nostra formazione, signori. Szczęsny, Wallace a destra, Rolando, Andreoli, Juan Jesus a sinistra. Vado a fare il terzino sinistro. Brutto, bruttissimo, però è l'unica cosa, perché Kivu stava morendo. Devo appunto acquistare un terzino sinistro. E poi niente, attacco inedito, Milito Icardi, dietro Kovacic, a sinistra Alvarez, a destra Jonathan e davanti alla difesa Taider. Ok, si parte. Milito. Taider, subito largo per Jonathan. La gioca Milito. Partita di nuovo da titolare dopo quella in Coppa Italia. Un gran ritorno per Diego Milito, speriamo bene. Dramé va avanti. Sesto, attaccato da Andreoli. Ritorna Wallace, ancora con la fascia di capitano. Può andare Jonathan sulla fascia, si ferma un attimo di esitazione. Pamic gliela ruba. Poi Jonathan ritorna senza commettere fallo. Secondo l'arbitro, sì, invece. Ovviamente per me no. Calcio di punizione battuto da Pamic. Milito in marcatura sul più vicino del Chievo. La difesa dell'Inter lascia scorrere. Sarà rimessa dal fondo per Szczęsny, che si è comportato bene comunque nelle due partite giocate: quella col Catania in Coppa Italia e quella col Genoa in campionato. Milito, aspetta una sovrapposizione di Taider, che arriva. Di nuovo la palla per Milito, attenzione, pap! Respinge bene. Poi Taider indietro per Rolando. Non la perde Rolando, Wallace. Per Diego Milito, che ritorna sul sinistro. Attenzione, Diego Milito può andare al tiro. Clayton respinge, poi Rigoni rimposta, Lazarevic sulla destra, inseguito da Alvarez. Si allunga un attimo la palla, Juan Jesus non ne approfitta. Ancora Lazarevic, ottima la giocata per Rigoni. Fantastico il pallonetto filtrante per Lazarevic, che si trascina la palla in fondo campo. Purtroppo era bella l'azione del Chievo Verona, anzi. Juan Jesus lancia a cercare Jonathan. In sovrapposizione c'è Wallace, che può partire con la sua velocità, con la sua freschezza. Niente da fare, si trascina la palla in fallo laterale. Sarà rimessa laterale appunto per il Chievo, battuto da Pamic verso Dramé. Può andare verso il fondo, c'è Jonathan che lo segue. Si allunga un attimo la palla, Dramé la recupera bene su Jonathan. Poi la mette in mezzo, dove c'è Paloschi. Juan Jesus, che diagonale, signori. Che diagonale. Poi Riccardi a far ripartire Kovacic, che fa ripartire Diego Milito. Attenzione Diego. Attenzione Diego, davanti al portiere quasi, e Temai lo respinge. Poi Sardo. Riccardi può stoppare il pallone. Il tiro di Mauro Icardi. Il tiro di Mauro Icardi. C'è il gran gol di Mauro Icardi. 10 gol in campionato per lui. 1-0 Inter. Mauro Icardi. Gran gol di Mauro. Maurito Vandi. Vandi Tanarita. Grande Mauro. Ottimo lo stop a seguire. Bellissimo. Guardate lì. Poi il tiro in diagonale. Niente da fare per Puggioni, se non erro. Quindi 1-0 al 16esimo. Mauro Icardi porta in vantaggio l'Inter. Poi Temai, un attimo il Chievo infrastornito. Prova il tiro Kovacic. Ancora Temai che respinge. Il Chievo si è addormentato. Può andare Diego Milito. Ottimo il numero. Buono, buono, buono lo sfondamento di Diego. Poi Temai rilancia dove c'è Sestu. Può andare, gli lasciano un po' troppo spazio per girarsi. Poi Andreolli. Prossimo all'addio. Icardi in fuorigioco. Prossimo all'addio Andreolli, sì. Ci hanno offerto comunque una buona somma, vedrete poi appunto nel video dedicato al calciomercato. Diego Milito aspetta l'arrivo di Mauro Icardi, un po' troppo lungo, forse la palla per Icardi appunto, ma c'è Papp che fa buona guardia, poi rilancia male dove c'è Matteo Kovacic. Vedi Diego Milito, forse un po' tardi il pallone, Pamic
No, non è Pugioni il portiere, non riesco a leggere il nome. Poi Rolando. Buono il numero. Wallace. Per Jonathan, si capiscono i due. Jonathan prova il tiro, moscio. Marcelo Grohe. Veramente ho tirato perché volevo vedere il nome del portiere, però. Se usciva il gol dell'anno, giusto così. Scusate, ho un po' di tosse. Rolando, colpisce di testa. Andreoli la mette giù per Wallace. Sta toccando molti palloni, Taider. Buono il pallone per Milito, che vede in profondità Jonathan, che si fa vedere sempre. Jonathan la mette in mezzo. Dove c'è Kovacic? Fuori gioco, suppongo. Buonissima la palla di Jonathan, però sì, fuori gioco di almeno un metro. Marcelo Grohe, pronto al rinvio, verso Paloschi. Attenzione, la palla arriva da Andreolli, che rilancia di testa, verso Taider. Jonathan vede Wallace. Può andare Wally. Dramecce sempre, fisicamente nettamente superiore. Poi il Chievo gioca una brutta palla verso Dramé di testa, che non riesce purtroppo a controllarla. Wallace per Taider. Cambia gioco, benissimo Taider. Arriva Alvarez. C'è a sinistra Juan Jesus che si fa vedere. Non è proprio il classico terzino Juan Jesus. Poi Alvarez recupera un buon pallone e recupera un'ottima rimessa laterale in buonissima posizione. Può andare Icardi. Ancora Mauro. Brutto stavolta il tiro. Non va. Milito. Marcelo rilancia. Rolando colpisce di testa. Non si fa vedere nessuno. C'è Sesto. C'è anche Andreoli però che lo ferma. Poi Wallace può far ripartire l'azione d'attacco dell'Inter con Johnny. È sempre magia Johnny. Pamic. Il rilancio lunghissimo. Inarrivabile per Dramé, che sta correndo veramente tantissimo. Pazzesco da me. Szczęsny rilancia. Ancora niente da fare per Szczęsny per ora. Meglio così, diciamo. Pallone filtrante di Jonathan che non arriva a Diego Milito. Ancora da me che attende. Attende il movimento di un giocatore che arriva in ete mai. Poi Rolando. Johnny evita anche la rimessa da laterale. Madonna, Jonathan. Puttana, che bestia. Poi può andare Johnny. La sua corsa. Brasileira. Oh, Clayton, ferma tutto. Dramé, ancora lui. Tutto sulla sinistra questo Chievo. Sulla destra non ci sono ancora andati una volta. Etemai, Rolando. Che sicurezza. Ancora Etemai. C'è Rolando e Wallace. E Rolando lo costringe. Gli chiude la via per il centro dell'area. E lo costringe ad andare in rimessa laterale. Poi Jonathan si allunga il pallone. Ancora Dramé. Migliore in campo del Chievo assolutamente. Poi perde il pallone. Può andare Jonathan. Vede Icardi. Ottima la palla di Mauro. Buona anche quella per Kovacic. Un po' corta. C'è Clayton. Indietro per il portiere che rilancia verso Dramé. È ovunque Dramé. Poi Diego Milito. Trattenuto ancora Dramé. Oddio Dramé. Oddio Dramé. Oddio Dramé. È un fenomeno. Può andare Dram. Vai forza. Attaccate. Attaccate. 4 minuti di recupero nel primo tempo. Cos'è successo per avere tutto questo recupero? Kovacic. Per Jonathan. Brutto pallone. C'è Clayton. Andreoli. Rilancia bene. Poi Icardi per Milito. Più una spazzata. Pop. Rischia qualcosa sull'attacco di Milito. Poi può andare Icardi. Può andare ancora Mauro. Gli lasciano una prateria. Finta di rientrare di Mauro. La piazza di sinistro traversa di Icardi. Ottima giocata di Mauro qui. Finta di tiro, piazzata di sinistra, traversa. Si era mosso un po' male Milito, guardate tiri 0 a 6 a 3, a 6, Madonna mia, 6 a 0 per l'Inter. Su questa azione si concluderà il primo tempo. Sesto, se non pigliamo gol magari, Rolando. Eccolo lì. 1-0. Gol di Mauro Icardi, buon gol, assolutamente buon gol, stop a seguire e tiro in diagonale. Che proseguiamo, guarda i tiri. Riprendi. Attaccherà Paloschi, Sestu, per Rigoni. Ancora Sestu, c'è Taider che fa buona guardia davanti alla difesa. Attenzione, il Chievo attacca. Sestu.
Wallace perde il pallone, un po' di confusione, rilancia Wally. Perfetto il rilancio quasi. Su Sardo. Lazarevic. Rientra Juan Jesus. Fa una buona diagonale. Attenzione. Attenzione. Il tiro di Lazarevic. Fuori di molto. Un brutto sinistro questo di Lazarevic. Poi Szczęsny prova a giocare il pallone. Taider. Jonathan. La palla era buona per Icardi, ma giocata male. Si vede poco Alvarez sulla sinistra. Siamo andati spesso, molto spesso da Johnny. Sesto. No! Cos'è questo fallo? Juan Jesus è ovunque. Un buonissimo terzino quasi. Poi Diego Milito recupera un buon pallone. Un po' lento, quiete mai. Ancora Rigoni. Sicuramente sarà fallo, esatto. Fallo di Alvarez, se te mai batterà la punizione. Bisogna chiudere la partita, ragazzi, sennò qua ci purgano. Fuori, brutta punizione battuta da Etemai. Niente di preoccupante per Szczęsny, che rilancia verso Diego Milito. Colpisce di testa per Icardi, che non va incontro. Poi la recupera Kovacic, scusate. La mette buona palla a profondità per Icardi. Poi Rigoni. Ancora Kovacic. Quanto corre questo ragazzo? Quanto corre questo ragazzo? Buona la palla per Milito. Un rimpallo favorisce l'attaccante dell'Inter, che la mette in mezzo per Icardi, anticipato dai centrali. Sesto, Taider. Può riprendere il contropiede del Chievo con Sesto, ancora Sesto. C'è un buco, è questo per Paloschi. E poi Andreolli. Che recupero, che recupero. Può ripartire l'Inter. Clayton, che chiusura di Clayton. Poi Milito. Buona palla per Matteo Kovacic. Attenzione. Poi Icardi colpisce di testa, non volevo fare la rovesciata della vita, della morte. Non è fallo! Rigoni, ottimo, palla recuperata da Rigoni. Poi Jonathan. Alvarez, buona la giocata, la finta di corpo. Poi Icardi, non si sa perché è lì, dovrebbe esserci lui in mezzo. Può andare Jonathan. Prova il tiro, Jonathan. Grande Johnny, Etemai. Fa ripartire dal Chievo. Si ferma, un giro su se stesso, perde il pallone, può andare via Diego, attenzione Diego. Etemai ritorna, attenzione, un po' di confusione nella difesa del Chievo. Sesto. Guardate Jonathan, è ovunque. E c'è il rilancio. Facciamo un cambio. Famos un cambio. Vabbè, gli attaccanti li lascerei, dai, così facciamo riposare definitivamente Royce e... Allora, io Jonathan sta morendo, Jonathan, poverino. Jorginho. E mettiamo Kivu. Posto di Juan Jesus. E Wijnaldum al posto di Kovacic. Marcelo Groe. Con questa palla facilmente. Un lancio lungo sbagliato di Jonathan. Il rilancio del portiere del Chievo. Verso Rolando. Colpisce di testa. Bene. Lazarevic. Buono recupero di Alvarez. Icardi. Controlla. Si gira. Milito. Buona la palla per Kovacic. E controlla di petto. E tiro. Marcelo in calcio d'angolo. Buona l'azione offensiva dell'Inter. Poi il tiro di Kovacic colpisce male, ma diventa molto insidioso. E avverranno i tre cambi. Wijnaldum dietro le punte a destra, Jorginho e Kivu al posto di Juan Jesus, che si è comportato comunque bene, ma comunque lo facciamo riposare. Ma cos'è? Icardi che batte i calci d'angolo? Cos'è? Non si è mai visto. Io direi che li posso far battere a Alvarez. Oh, ma Dio, buono. Vabbè, Taider, ho sbagliato. Taider perde il pallone. Attenzione, Pellissier è appena entrato, può essere subito pericoloso. C'è Andreolli. C'è Andreolli. Attenzione, Jorginho appena entrato, il tiro di sinistro. Al volo. Poteva stopparla, ha voluto troppo dal suo sinistro. Ma buona l'azione comunque dell'Inter. Ovviamente schema da calcio d'angolo voluto. Taider. Icardi non si fa vedere, non si fa trovare pronto, troppo largo per i miei gusti. Poi rincorre Papp però, quindi ottima... Ottimo ritorno
difensivo. Kivu perde il pallone. Pellissier, attenzione, c'è Wallace. C'è Wallace. Grande chiusura difensiva di Wallace. E poi Kivu in calcio d'angolo. Quindi Dainelli per Pappe sarà calcio d'angolo per il Chievo. Al 75esimo. Non bisogna rischiare, ragazzi. Alvarez rilancia. Poi Diego Milito. Ancora Diego. Lotta contro Pellissier. Ancora Diego. Può andare Diego Milito. Può andare Diego. Attenzione. È un giovane. È un giovanotto. Ha tantissima corsa nelle gambe. Ancora Diego. Ancora Diego. La mette in mezzo. Mamma mia, Dainelli, che chiusura. Mamma mia, Dainelli, che chiusura. Ottima chiusura di Dainelli. Ottima corsa di Milito. Si è fatta tutta la tre quarti. Per poco non gli veniva un colpo. Va bene, Diego. Va bene, Diego Milito. Altro cambio. Entra Radovanovic. Esce Rigoni. Ancora Icardi a battere questi calci d'angolo. Batte Alvarez. Di sinistro. La mette in mezzo. Dove c'è Rolando? Attenzione. Wijnaldum! Cosa fa? Non ho spinto niente. Poi Wallace. Per Kivu. Vede largo Taider. Che rientra. La mette in mezzo. Ottima palla. Dove c'è Jorginho? Attenzione. Milito! Centrale per Marcelo. 80esimo, 10 minuti alla fine del match. 1-0 Inter. Attenzione, Kivu non salta. Poi Pellissier. C'è Andreolli che ritorna. Che perde di nuovo il pallone. Ma lo recupera Andreolli. Bravo Marcone. Wijnaldum che palla per Riccardi. Poi c'è Milito. Che la gioca per Riccardi ancora. Attenzione, la porta è vuota. Taider. Ancora Taider. Il tiro di sinistro deviato. Sarà calcio d'angolo, suppongo. Ottimo. Ottimo il tiro di Taider. Non capisco se ha colpito Icardi o. Ok. Calcio d'angolo ancora per l'Inter. Batte Jorginho a sto giro. La mette in mezzo. Dove c'è Rolando che stacca! Fuori di pochissimo. Il raddoppio dell'Inter ancora non avviene. È rischioso perché potrebbe arrivare il pareggio da un momento all'altro. Taider. E questa partita sarebbe da vincere. Andreolli. Alvarez. Controlla il pallone, prova il numero su Radovanovic. Si scontrano i giocatori dell'Inter, un po' di confusione. Kivu controlla su Pellissier. Che se lo mangia. Ottimo il numero. Poi Rolando. Attenzione. Un po' di confusione nell'Inter. Può andare Wallace. Madonna che palla per Milito, un po' lunga. C'è Dainelli che controlla, indietro per Marcelo, che rilancia, subito vuole riattivare l'azione offensiva del Chievo. 2 minuti di recupero. Alvarez, attenzione, vede Wijnaldum! Smanaccia Marcelo. 2 minuti di recupero. Attenzione, sono ancora vive le speranze del Chievo. Clayton. Ancora Clayton, rischia qualcosa. Il Chievo deve buttarla in alto se vuole pareggiare. Clayton. Ancora Clayton. E finisce qui. 1-0 Inter. Mauro Icardi con la 16esimo. Porta rimasta inviolata. Perfetto così. Ottimo. Ci riavviciniamo al Milan di un punto se non erro. Adesso vi farò vedere la classifica, signori. Questo è il gol di Icardi. La bella piazzata. Imparabile per Marcello. Marcello. Marcellino Panevino. Ok, credo si fosse buggato. Ok, nessuna partita perché dovevamo recuperarla noi. Quindi a posto così. Giusto. E questa è la classifica, signori, vedete, avevamo una partita in meno, ci siamo avvicinati di un punto al Milan, quindi è ancora fattibile, è ancora molto fattibile la corsa. Soprattutto abbiamo staccato la Juventus di 6 punti, quindi due sconfitte comunque della nostra parte che sono arrivate alle ultime due partite, comunque quasi. Si potrebbe comunque decidere il campionato anche nelle ultime partite. Quindi Milan, Inter, Juventus, Lazio, Napoli. E in zona retrocessione Torino, Sassuolo, Sampdoria. Bene, ragazzi, spero che questa partita vi sia piaciuta. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio, qualunque cosa voi vogliate. Comunque, un buon road to Champions, secondo me. Come adesso ci stiamo avvicinando al mercato, quindi ci saranno nuovi innesti. Una rivoluzione quasi totale, comunque, perché secondo me ci sta per rinnovare anche la squadra e i video, per vedere anche nuovi giocatori. Quindi, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.